Sono Giorgio Anselmi, presidente del Movimento Federalista Europeo. Mi è stato chiesto di svolgere alcune considerazioni sulle recenti decisioni prese dalle istituzioni europee ed anche dagli stati nazionali per affrontare il contagio da coronavirus. Cercherò di farlo in modo pacato e razionale, come è nella nostra tradizione, e come è opportuno soprattutto in momenti come questo di grande emotività, ed anche di irrazionalità, notizie false, distorsione dei fatti. Il punto da cui dobbiamo partire sono i trattati, perché l'Unione Europea si fonda sui trattati, non su una Costituzione. In altri termini, l'Unione Europea non è uno Stato federale, può operare solo sulla base di poteri che gli sono stati deferiti, concessi tramite appunto dei trattati dagli Stati nazionali. Vediamo allora cosa dice il Trattato di Lisbona sulla sanità. Il Trattato di Lisbona in realtà si divide in due trattati. Trattato sull'Unione Europea che fissa i principi fondamentali e il ben più corposo trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Ed è in questo secondo trattato che sono contenute alcune norme, alcuni articoli che trattano proprio i problemi che ci interessano oggi. Esattamente l'articolo 4 dice che l'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori e ne enumera una serie, l'ultimo dei quali è il punto K, dice problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato. Lo trovate di nuovo qui. L'Unione Europea può affrontare questi problemi per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato. Il successivo articolo 6 dice ancora: l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tale azione e le loro finalità europee sono i seguenti. E qui al primo punto mette tutela e miglioramento della salute umana. Dicevamo che i trattati definiscono appunto i punti su cui l'Unione Europea può intervenire. E allora il tema della sanità pubblica è dedicato il titolo 14, sempre del Trattato sul funzionamento, che si compone di un solo articolo, un solo molto lungo articolo, l'articolo 168. Bene, al comma 1, l'articolo 178, 168, scusate, dice espressamente: l'azione dell'Unione che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e delle affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca delle loro cause, la loro propagazione, la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. E qualcuno potrebbe dire: ci siamo, perché è di questo che stiamo appunto parlando, cioè no, di un grande flagello come appunto l'epidemia. L'ultimo comma, però, che è il comma 7, si precisa meglio: l'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, rispetta le responsabilità degli Stati. Ma per avere certezza si precisa poi: le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate, che insomma spetta quindi agli Stati, come è ben chiaro dal testo. Una seconda premessa. L'Unione Europea ha superato molte crisi in questo primo ventennio del XXI secolo. Le ricordo, perché forse le dimentichiamo, quelle del passato, prese da quella attuale. L'11 settembre è quello che ne è derivato, poi con le divisioni provocate in larga parte dagli Stati Uniti, la famosa coalizione dei volonterosi al tempo della guerra in Iraq, la bocciatura del trattato costituzionale da parte della Francia e dei Paesi Bassi nel 2005, la crisi economico-finanziaria scoppiata negli Stati Uniti col fallimento della Lehman Brothers e poi le ben più gravi conseguenze per quanto riguarda il debito pubblico a partire dal 2009 con lo scoppio del caso greco e poi insomma, quello che ne è seguito, conosciamo, che hanno investito anche l'Italia. La fase più acuta della crisi dei migranti che si è trascinata con alterne vicende per anni, ma insomma
il momento più importante è stato quello nell'estate 2015, quando 1 milione di migranti tramite il corridoio balcanico si stavano dirigendo verso la Mitteleuropa, dove sono poi arrivati. E infine, ultimo, Brexit, con il referendum del 2016 e tutto quel che ne è seguito in questi anni. Ma affrontato queste crisi, sempre rafforzando gli elementi intergovernativi e quindi provocando maggiori divisioni tra i governi e maggiore sfiducia purtroppo anche tra i cittadini. Questa volta si trova di fronte a due crisi che si rafforzano a vicenda, come è del tutto evidente. Quella sanitaria, che è all'origine anche di una crisi oggi evidentissima, di una crisi appunto economica. Non dimentichiamo che tutti i paesi si sono dimostrati impreparati nei confronti della crisi, anche la Cina inizialmente, perché se avesse saputo governare subito si trattava di una piccola cosa, sembra uscita dal mercato di questa famosa città. Tutti i paesi hanno agito in ritardo, spesso con misure inadeguate, compresi un grande Stato federale come sono appunto gli Stati Uniti. Sembrava subito una vicenda cinese, poi europea, gli Stati Uniti pensavano di essere fuori, poi insomma hanno preso provvedimenti un po' tutti paragonabili a quelli presi in Italia. Questa volta però si tratta di crisi simmetriche, nel senso che coinvolgono tutti i paesi dell'Unione Europea, sebbene con un ritardo, vabbè, 10-15-20 giorni, ma insomma quel che è successo in Italia lo stiamo vedendo in altre regioni di altri stati europei. E per questo momento, per questo motivo, ora è più facile proporre soluzioni per tutta l'Unione Europea. L'altra volta la crisi del debito sovrano non ha certo investito la Germania, l'Olanda o altri paesi. Ed è più facile ottenere appunto il consenso. Non mi occuperò naturalmente dell'emergenza sanitaria, su cui io non ho competenze. Mi limito solo a due parole sul comportamento delle istituzioni europee di fronte al contagio. Intanto le competenze concorrenti di cui abbiamo parlato prima comportano sempre un processo decisionale più lungo e complesso, perché essendo concorrenti occorrerà che sia gli Stati che l'Unione Europea eventualmente decidano insieme. L'abbiamo visto anche in Italia, dove, come si sa, la competenza sanitaria, la competenza è la principale competenza appunto delle regioni, abbiamo assistito in Italia dei rimpalli e dei conflitti, anche di una certa gravità, tra le regioni e il governo nazionale. Detto questo, una volta scoppiata l'epidemia in alcune regioni italiane, ogni Stato dell'Unione Europea ha preso provvedimenti diversi, perché la sanità, ripetiamolo, resta appunto una competenza quasi solo nazionale. Alcuni di questi provvedimenti andavano contro la libera circolazione delle merci, per esempio la requisizione da parte della Francia del materiale sanitario o il divieto di esportazione dello stesso materiale da parte della Germania. La Commissione europea è intervenuta per rimuoverli, ricordiamo che alla presidenza della Commissione ci sta la tedesca e il commissario al mercato interno appunto è un francese, come poi è avvenuto e come si vede oggi il materiale degli altri paesi arriva regolarmente. Addirittura c'è stato un gesto, credo significativo, per cui la Germania si propone di portare 8 malati gravi appunto nel suo territorio per curarli, malati gravi italiani della Lombardia nel suo territorio. Altri provvedimenti sono invece compatibili con i trattati, per esempio la libera circolazione delle persone, non delle merci, Schengen come si suol dire, perché nasce tutto dal trattato di Schengen, e la Commissione può intervenire solo per sconsigliarli, come pure ha fatto. Le istituzioni europee, sottolineiamo, non possono avocare a sé una competenza. Andrebbero contro i trattati. Abbiamo invece casi, come è stato citato anche nella dichiarazione del Movimento Federalista Europeo che trovate sul nostro sito, il caso della Svizzera, quando una crisi colpisce tutto il territorio nazionale, il Consiglio federale può avocare a sé una competenza, in questo caso la gestione della salute, la gestione dell'epidemia, diciamo, e il governo svizzero l'ha fatto. Nel campo della sanità la Commissione, oltre che promuovere il coordinamento tra gli Stati, può intraprendere altre azioni e sono quelle o attuate o in via di attuazione, qualcuno è stato proprio di questi ultimi giorni. Per esempio può assegnare dei fondi per la gestione dell'emergenza, è una cosa che la Commissione europea fa sempre, spesso ce li dimentichiamo, poi è stato il terremoto dell'Aquila o altri più lontani o anche in altri paesi, adesso per dirvi quello scoppiato recentemente in Croazia, l'Unione Europea, non so, da 10 milioni di euro, 5 milioni di euro, a seconda anche della gravità, l'ha fatto anche in questa occasione. Può lanciare dei bandi europei per l'acquisto a prezzi vantaggiosi di materiale sanitario sul mercato internazionale, da far arrivare poi agli Stati
a proprie spese, nel senso che è la commissione che paga e poi dà o dona agli stati mezzo milione di mascherine, che so, no? Oppure dietro rimborso da parte di stati, però di solito risparmiando, essendo naturalmente quantitativi molto più ampi, può costituire, la prima volta che avviene, episodio dei giorni scorsi, una scorta di riserva di materiale sanitario, come è avvenuto appunto per la prima volta, con finanziamento di 50 milioni di euro. Sarà costituito questo deposito di materiale sanitario, in modo che se scoppia un'altra crisi di questo tipo ci troviamo pronti e si possa spostare da un paese all'altro. La gente, insomma, che si occupa di queste cose sa che negli stati federali questo avviene abbastanza normalmente. Per esempio negli Stati Uniti sono scorte strategiche per svariati mesi, non so dirvi con precisione, di petrolio, in modo che se scoppia una crisi sul mercato internazionale, questo è nato ancora forse dopo la crisi degli anni 70, no? Gli Stati Uniti abbiano petrolio sufficiente per andare avanti per vari mesi. Infine, può promuovere la ricerca sulle cause e sui rimedi, l'abbiamo letto prima, sulla prevenzione, dare una corretta informazione, eccetera. Qui ricordiamo un altro episodio. C'era un'impresa tedesca, cui sembra che il presidente americano Trump avesse promesso $1 miliardo per avere un suo brevetto, che stava forse, insomma, concludendo, perché non è molto chiaro. Comunque, quel che è chiaro invece è che la Commissione europea ha dedicato 80 milioni a questa impresa per la ricerca di rimedi contro il contagio attuale. Questo in campo sanitario. Ben diverso il peso dell'Unione in campo economico e soprattutto monetario. In quest'ultimo campo, per i soli paesi dell'Eurozona, che oggi sono 19 su 27, la competenza è esclusiva e si è visto bene che la competenza è esclusiva, perché lì è stata la BCE che è intervenuta, è solo la BCE. Vediamoli. Da prima sono stati presi provvedimenti per allargare il quantitative easing, già deciso da Draghi prima della fine del suo mandato, e per fornire liquidità alle banche in questo momento, ovviamente, in cui le banche sono proprio all'assalto da imprese che devono interrompere l'attività. Qui c'è il famoso episodio della battuta della Lagarde in conferenza stampa, suggerita, sembra, dal membro tedesco del board, che è la signora Schnabel. Non siamo qui per correggere gli spread. Affermazione grave per gli effetti che conosciamo, soprattutto sul mercato italiano, e per questi altri motivi. È stata fatta dal presidente di un'autorità federale, non un esponente nazionale, per cui sarebbe più, diciamo, tollerabile. È un'affermazione in grado di minare la credibilità di un'istituzione fondamentale in questo periodo come la Banca Centrale. Qualcuno ha detto giustamente, credo Draghi non avrebbe mai fatto una cosa di questo tipo. Anche nella parte corretta, e c'è una parte corretta in quell'affermazione, cioè il rilancio dell'economia tocca ai governi tramite la leva del bilancio, poi può farlo la Banca Centrale Europea. Ciampi parlava a questo proposito di una zoppia dell'unione monetaria, c'è l'unione monetaria ma senza l'unione economica, cioè senza un governo europeo dell'economia, ci torneremo poi. Bene, la Lagarde dovrebbe sapere benissimo che non esiste appunto un governo europeo che possa usare quella leva, che bisogna essere molto accorti nelle affermazioni. Forse però in questo caso ha operato la cosiddetta eterogenesi di fini, nel senso che talvolta da un male può nascere anche un bene, perché poi cosa è successo? La Lagarde è stata costretta a correggersi in un'intervista rilasciata subito dopo, se ricordo bene, a CNN, è stata costretta a scusarsi di fronte ai governatori delle banche centrali dell'Eurozona. Sul sito della Banca Centrale Europea sono comparse ben 3 interviste di 3 autorevoli membri del board, compresa appunto la Schnabel, cui si raffermava la linea di Draghi, che tutti conosciamo, whatever it takes, no? Oggi è ripetuto da molte istituzioni europee, dalla Presidente della Commissione, dalla Presidente del Consiglio Europeo, Michel. E soprattutto si è deciso un secondo intervento molto più pesante, eccezionale persino nei tempi, perché ha preso durante la notte, prima dell'apertura del mercato di una notte di domenica, da 750 miliardi di euro, che portano gli interventi della Banca Centrale a superare 1.100 miliardi di euro, circa il 6% del PIL dell'Eurozona, per acquistare titoli pubblici o privati, sottolineo compreso questa volta i titoli pubblici della Grecia, e con flessibilità sugli interventi. Flessibilità sugli interventi vuol dire che la Banca Centrale, nel momento che vede sotto attacco un paese, può acquistare più titoli di quel paese rispetto agli altri, pur rispettando a lungo termine la percentuale del capitale detenuto nella BCE, vuol dire che la Banca Centrale può acquistare non più titoli di un paese rispetto al capitale detenuto dalla Banca Centrale, secondo la sua popolazione, secondo del suo PIL, nel capitale della Banca Centrale stessa.
Gli effetti si sono visti subito perché lo spread italiano è sceso in pochissimo tempo da 330 a 200 punti base, rendendo possibile il finanziamento dell'Italia sul mercato internazionale. Senza questo finanziamento, non dimentichiamo, l'Italia non potrebbe più pagare i stipendi, le pensioni e andrebbe in default come è successo all'Argentina. Più complesso il quadro della politica economica. Ricordiamo di nuovo i trattati, ricordiamo che l'Unione Europea ha competenze esclusive nell'unione doganale, nella concorrenza nel mercato interno, dicevamo appena ora nella moneta e per la sola eurozona, 16-19 paesi, pesca, risorse marine, politica commerciale. Non esiste, ripetiamolo, un'unione fiscale ed economica, dunque un governo economico dell'Europa. Pur con questi gravi limiti sono state prese altre importanti decisioni sempre della Commissione, che rappresenta un po' il governo dell'Unione Europea, con quei limiti che dicevamo più volte. È stato sospeso il patto di stabilità, quello famoso che fissa che il deficit annuale non può superare il 3%, ne andiamo a parlare ogni anno, soprattutto durante le sessioni di bilancio, e altri naturalmente vincoli, ed è la prima volta che succede, non a caso. Sono stati assicurati all'Italia 11 miliardi di fondi non ancora spesi nel quadro finanziario poliennale 2014-2020. Poniamoci la domanda finale. Basteranno questi provvedimenti monetari, quelli molto più rilevanti, ed economici per risolvere una crisi come quella attuale, meglio due crisi che si intersecano e si rafforzano a vicenda, quella sanitaria e quella economica? No, e ne sono tutti consapevoli. Oggi non a caso si sta discutendo di Eurobond, che sarebbe più corretto definire Union Bond, nel senso di bond federali, bond dell'Unione, insomma, no? Dell'uso delle riserve del meccanismo europeo di stabilità, quello che si chiama spesso anche fondo salva stati, del ruolo della Banca Europea degli Investimenti, che ha già avuto successo col piano Juncker, partendo da appena 21 miliardi, è riuscita ad attivare investimenti per oltre 300 miliardi di euro. Si sta parlando di un nuovo quadro finanziario poliennale 2021-2027, di tasse europee, di risorse proprie, addirittura di unione fiscale, quella che noi federalisti chiediamo e quella che sarebbe essenziale proprio in un momento come questo per dotare l'Europa degli strumenti per poter operare. Vedremo le decisioni che forse già oggi prenderà l'Eurogruppo e di quelle che potrà prendere il Consiglio europeo nei prossimi giorni, vedremo anche il dibattito poi all'interno del Parlamento europeo quando avrà l'occasione appunto di riunirsi. Noi federalisti europei dobbiamo essere ben consapevoli che le due crisi simmetriche che tutti i paesi europei stanno appunto provando sulla loro pelle possono offrire un'occasione straordinaria per compiere i passi e forse addirittura anche qualche salto inimmaginabile appena qualche mese fa. È con questa speranza che io vi saluto e ringrazio tutti coloro che mi hanno sentito.